Can you explain the plot of your film, please? Okay, the story of the film is based on the difficult path that the Panama soccer players have to achieve or to make a professional life from football. Siamo qui con la dottoressa Piccione, docente di malattie genetiche presso l'Università degli Studi di Palermo. Quanto può essere importante un festival come lo Sport Film Festival che unisce la divulgazione filmografica con lo sport? Sia lo sport che il cinema sono due grandi canali di informazione. Le malattie rare spesso vengono considerate come patologie di nicchia che interessano solo poche persone e che interessano pochi medici. In realtà non è così, sono un problema sociale, sono un problema sanitario. Oltre il 10% della popolazione soffre di una malattia rara. Allora far conoscere una realtà a molti sconosciuta, veicolare messaggi che sono messaggi che possono fare la differenza, cioè cominciare ad avere l'idea di che cos'è una malattia rara, quando poterla sospettare, cosa poter fare per un paziente con malattia rara, di cui il 30% sono gravate anche da disabilità intellettive. Qui rientra ancora una volta tutta l'attività sia cinematografica ma anche teatrale che noi utilizziamo proprio anche nel recupero di quelle che sono le abilità dei nostri pazienti e ancora l'attività sportiva. Quindi c'è un continuum tra tutti e tre gli aspetti, proprio perché un continuum è nella vita di ogni persona.